6.666 like. 6.666 like per il prossimo provinato, dici? Prossimo player. Va bene. Allora, buongiorno Joe. Buongiorno. Buongiorno Zerek. Buongiornissimo. Voi siete i miei player più forti. E diciamo che adesso che magari inizierò a fare i provini per il team PFI, giustamente volevo vedere chi di voi è quello più forte, quindi chi di voi è quello che magari mi riesce a dare una valutazione migliore dei prossimi player che potrebbero entrare nel team PFI. No, sapete che di tanto in tanto mi scrivono un sacco di persone su Instagram che vogliono entrare nel team. Allora, è giusto che veda, voi che siete i miei due pro player migliore, come ve la cavate. Secondo voi chi è il migliore? Probabilmente in questo tempo io, perché Zarek si allena di meno. È vero, può essere. Sono curioso di vedervi su creativa ora come ora, però voglio vedere un po' come ve la cavate con gli edit, va bene? Va bene. Allora, è giusto che mi facciate vedere un po' di fast edit? Vediamo un po' cosa sapete. Vai, fare. Facciamo la nostra. Vai. Cosa? Ragazzi, guardate che roba assurda! Guardate cosa sta facendo! Guarda, raga, guardate! Roba assurda! Guardate che fast edit! Ok, raga, guardate un po' quanto sono velocissimi nel fast edit. Guardate un po'. Sono veramente dei mostri. Sono veramente dei mostri. Ma adesso li vedremo nell'1v1. No, vediamo un po' come ve la cavate l'uno contro l'altro. Joe, quali sono le tue caratteristiche positive da player di Fortnite? Hai buon aim? La mia è la mira, soprattutto. Ok, la mira. E poi... Build di meno, perché mi alleno poco nel build. Ok. Zarek, invece tu? Ti sto già rispondendo. L'edit, quindi. Allora abbiamo il re della mira contro il re dell'edit. Vedremo come se la cavano. Allora via. Vediamo un po'. Sono partiti ragazzi. Adesso ne vedremo delle belle, perché sono veramente veramente forti. Attenzione, Zere, che l'ho visto un po' impappinarsi adesso. Vabbè dai, capita a tutti. Guardate giù quanto è salito in alto. Attenzione. Ma Zerek fa delle cose veramente veramente spaventose. Guardate con quanta velocità edita i muri, le piramidi, i pavimenti. Edita veramente velocemente tutto. Attenzione. Aia, gli è entrato un colpo non da poco. Ricordiamoci che loro non possono salire troppo in alto. E Zerek ha pochissima vita, 24 di vita. Ce la farà Joe o riuscirà a recuperare l'high ground Zerek e a fargliela vedere a Joe? Attenzione. Edita. Ha sparato un colpo ma non è entrato abbastanza. Bisogna impegnarsi di più. Si vede che qua la mira di Joe sta avendo un po' la meglio. E infatti Joe si porta a casa la prima vittoria. GG bro, GG. Vabbè, però noi non ci stufiamo e andiamo subito alla prossima. Vediamo un attimo se Joe avrà effettivamente la meglio al 100%, alla meglio di 5 su Zerek oppure no. Voi per chi ti fate? Scrivete un bel commento con secondo voi chi vince. Perché adesso fino a prima abbiamo visto Zerek. Attenzione, gli ha fatto entrare un 100. Attenzione, gli ha fatto entrare un 100. Fino a prima abbiamo visto Zerek. Ora stiamo vedendo anche Joe come build. E come vedete, lui edita molto molto meno rispetto a Zerek. Attenzione, Zerek prova a spararlo dall'alto. Gli fa entrare un colpo, 22 di danno. Attenzione, gli ha tolto 98. Joe è a 22 di vita e vince Zerek, signori, 1-1. Era inaspettata questa, l'ha proprio distrutto in un battibaleno. Vai, partiti. Attenzione. Io non so per chi tifare, sinceramente, sono molto indeciso. Aiutatemi voi nei commenti, perché veramente non so chi dei due sia meglio. Guardate con che fluidità Zerek modifica le costruzioni. Tranne a volte che si impappina, ma vabbè, penso che capiti a tutti. Anche perché è da tanto che non si allena, quindi è normale. È un po' freddo. Non si è riscaldato. Attenzione, Joe prova a lanciare dei colpi. Gli fa solo 8 di danno, niente di che. È ancora tutto da vedere. Attenzione, altri 25. 72 da parte di Zerek. E questo lo riporta assolutamente in vantaggio. I giocatori devono stare... 15 di vita, signori. Zerek ha 15 di vita. Joe si è ripreso tutto ciò che gli è stato tolto fino ad ora. Zerek intanto ha preso l'high ground e deve mantenerlo. Però deve stare attento a non andare troppo in alto, altrimenti morirà, perché se si tocca il soffitto si muore. Quindi è meglio stare attenti. Joe che cerca di riprendere l'high ground, ma deve stare attento. Attenzione, questa l'ha vinta Joe. Attenzione, 2-1 per Joe.
Adesso un attimo che ho abilitato il push to talk in modo che loro si concentrano di più e siano focalizzati sull'ammazzare il nemico. Sono partiti, signori. Loro adesso non mi sentono. Ho fatto questa roba del push to talk appunto per farli concentrare in modo che loro possano focalizzarsi bene sulla partita. 70 di vita già tolti a Joe. Zarek è stato molto bravo, gli ha fatto entrare una hit importante, una hit molto importante. Attenzione, vediamo. Joe gli ha fatto 150. Ha fatto entrare un headshot, attenzione però è caduto. Ora deve recuperare tutto l'high ground. Quindi diciamo che Zarek ha la predominanza in questo momento. Joe deve stare molto molto attento, altrimenti potrebbe arrivargli un headshot non da poco. Attenzione, Zarek decide di scendere, anche perché si ricorda probabilmente che se tocca il soffitto è peggio per entrambi. Joe ci prova, Attenzione, Joe ha 83 di vita, ricordiamoci che Zarek ha meno di 50 di vita. Non è messo molto bene perché si è preso un 150 di danno prima, quindi deve stare molto molto attento a tutto quello che è successo fino ad ora. Attenzione, vediamo Joe che prova a fare dei tunnel. Non capisco il senso di questa cosa, ma lui è il pro player, mica io, quindi sicuramente lui sa meglio di me quello che sta facendo. E attenzione, 3 di vita Joe! Joe è a 3 di vita! Cade ancora una volta, e penso che ormai questa partita sia determinata. Io penso che Zarek qua difficilmente potrà perdere. Joe è... incredibile, attenzione, Zarek 2-2. Vai, 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 sono partiti, attenzione. Allora, stavolta stiamo aspettando Zarek. Zarek è il re dell'edit. Io sono molto, molto convinto delle sue capacità. Sono molto convinto dei miei players e spero di trovare altri players. Vediamo un po', Zarek purtroppo si è preso già 98 di danno, il che non è per nulla buono. Attenzione, deve prendere l'high ground. Deve riprendere l'high ground in modo da poter fare dei danni importanti a Joe. Perché fino ad adesso l'abbiamo visto editare molto, ma colpire poco. E secondo me è questa una delle mancanze di Zarek, che spara troppo poco. Almeno fino ad adesso ha sparato molto molto poco in questa partita. Ricordiamoci che siamo sul 2-2, quindi sono comunque pari in questo momento. Attenzione, questo è stato proprio doloroso. Zarek finisce a 32 di vita. La vedo parecchio dura, ma ce la può fare. Sono convinto nelle sue capacità. Ce l'ha fatta prima con 50 di vita, ce la può fare anche adesso con 32. E invece no, Joe ha la meglio. 3-2 per Joe, ragazzi. 3-2 per Joe. Ricordiamo che però Zarek è da un bel po' che, diciamo, è un po' freddo, che non si allena, però adesso riprenderà. Sono partiti di nuovo. Allora vedremo chi vincerà questa. Se arriva a 5, io vi ricordo, Joe è già a 3. Però bene o male sono molto pari tra di loro nelle skill, perché comunque sono bravi entrambi. Editano velocissimi, buildano velocissimi, hanno buona mira, abbastanza buona mira entrambi. Qua un 5 chiaramente, perché la distanza non permette di fare più danno di così. Attenzione, Zarek ha fatto un bel danno, ma qua Joe gli ha sparato veramente una cipardella in bocca che se la ricorderà per un bel pezzo. Attenzione, dai, dai, guarda che 90s, guarda che fluidità nei 90s. 65, e con questa la vedo molto difficile per Zarek recuperare, ma non importa, l'abbiamo visto già in precedenza che anche con meno di 50 di vita se l'è cavata, quindi sono convinto nelle sue capacità. Nulla è mai detto con queste partite, soprattutto con Zarek, che ci regala a volte di quelle cose che veramente... Tanto Joe si ferma per ricaricare il pompa, visto che non aveva più colpi. E attenzione, entra un colpo di Zarek che non fa troppo danno. Joe ha ancora 142 di vita, quindi ancora tutto da vedere. E qua si inizia a fare una specie di box. 42 di vita, gli ha tolto anche 100 Joe. E vince Joe. No. È stata molto combattuta qua alla fine, ma l'ha vinta bella Joe. Questa... 4-2. 4-2. Joe ti ha preso proprio di pochissimo. È stata combattuta fino alla fine. Va bene, dai, partite. Let's go, raga. Peccato per quei 40 di prima. È vero, peccato per quello. Ma adesso ho già visto un 100 volare e anche un 70 da parte di Joe. Quindi già adesso Zarek ha 100 di vita in meno, mentre Joe ne ha 70 di vita in meno. Vediamo un po'. Mantiene l'high ground, Joe perde altri 4 di vita, niente di che chiaramente. Joe prova a sparare dal basso, 6 di vita. Prova a prendere l'high ground Joe, ma attenzione che Zarek è predominante sopra di lui. Joe ha paura di uscire, non sa come comportarsi in questa situazione. Perché quando è in high ground col pompa... sembra... gli ha fatto entrare un colpo assurdo, avete visto raga? Zarek gli ha fatto entrare veramente una cosa assurda. Attenzione, si ritrovano vicini. Zarek ha perso l'high ground questa volta, è caduto in basso, 20 in testa. Attenzione, Zarek si ritrova con 20 di vita in meno ed è soprattutto bianco. Guarda che è caduto Zarek, devi scendere. Non so se se n'era accorto, era meglio dirglielo.
sono veramente focalizzatissimi. Sento proprio la pressione dentro di me. Attenzione, Joe riprende. Con difficoltà perché Zarek gli sta giustamente sopra. Attenzione, vai, Joe vai, prova a risalire. E questa l'ha vinta Zarek. Allora, ragazzi, siamo 3-4, giusto? Vediamo se la porta a casa Joss, se la porta a casa Zarek. Mi sa che adesso nell'ultima vi faccio usare anche lo scar oltre che il pompa. Mi sa tanto che, visto che Zarek si è un po' riscaldato adesso, si usa anche anche lo scar, in modo che quando siete più lontani... Vai, partite. Molto bene, ragazzi. Adesso vediamo con lo scar chi dei due riesce a far entrare i colpi anche con lo scar oltre che col pompa. E vediamo Joe che subito diventa aggressivissimo e Zarek invece prova a buildare per pararsi dai colpi di Joe. Vediamo che Joe... 35! Molto bene, molto bene. Già iniziamo. 70 di danni. 70 di danni a Joe. Zarek si avvicina. Attenzione. Aia, lo blocca. Non lo fa passare. Joe prende l'high ground su Zarek. Zarek prova a riguadagnare l'high ground. Attenzione con questi edit molto veloci e molto fluidi. Gli ha fatto entrare dei danni non da poco. Zarek finisce a 25 di vita. Ma ancora non è nulla detto. Ricordiamoci che anche Joe non è messo benissimo. Infatti ha 70 di vita in meno. Attenzione. Fa una manovra per uscire dal box e riprende l'high ground. Però alla fine Joe arriva a 5 e vince la sfida. Joe, cosa ne pensi di Zarek? È stato bravo, molto combattuto. Dai. Quanti like chiediamo per fare il provino al prossimo giocatore, Joe? Dai, un po' bizzarri, ok? Un po' bizzarri, dici? 6666 like. 6666 like per il prossimo provinato, dici? Il prossimo player. Va bene, e tu lo valuterai, quindi? Sì, io lo valuterò in 1v1. Zarek, tu intanto dovrai allenarti in questo periodo, perché tra un po' dovrai risfidare Joe, Va bene. Chiaramente codice supporta un creatore. OctiBFE. Chiaro. A 6666 like, dunque, estrarrò uno di quelli che mi ha chiesto di fare il provino su Instagram e lo farò sfidare con Joe.